Ci sono subito alcune novità nel Consiglio regionale che riprende le sue attività, i suoi lavori dopo la pausa di agosto. Maurizio Sguanci lascia il gruppo di Italia Viva e va con Forza Italia. Elisa Tozzi approda dal gruppo misto a Fratelli d'Italia. La scelta di Sguanci lascia solo in Italia Viva il consigliere Scaramelli e per questo, avendo perso la metà dei consiglieri del proprio gruppo, deve sottoporsi di nuovo al voto per essere nominato vicepresidente dell'Assemblea. Alla fine, però, nessuna sorpresa, è stato rieletto. La Commissione Sanità è stata particolarmente attiva nell'affrontare due grandi questioni, il trasporto per le persone fragili dal punto di vista sociale ed economico, la riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza, valorizzando il ruolo del volontariato e del terzo settore. In aula vengono presentati due documenti, due risoluzioni e vengono approvati da tutti i consiglieri. Ora la palla passa alla Giunta. Sì al salario minimo, la maggioranza dei consiglieri vota a favore di due mozioni presentate, una dal Movimento 5 Stelle e una dal Partito Democratico, i due partiti che anche a livello nazionale si stanno battendo da tempo per questa misura. Vi racconteremo molto altro in questa puntata, soprattutto il gesto spontaneo ed eroico di Alessandro Dioni, uno studente di Arezzo che ha salvato un uomo, il padre di un suo amico, con il defibrillatore che aveva imparato ad usare a scuola. Qui riceve il premio Le Ali del Pegaso. La festa è condivisa con i compagni di scuola e di parrocchia. Torneremo a parlare anche di Casa Toscana, l'avamposto delle nostre imprese start-up innovative nel cuore della Silicon Valley. È un'iniziativa del Consiglio regionale. Il primo atto della prima seduta del Consiglio regionale di settembre è la rielezione di uno dei due vicepresidenti. Qual è il motivo? È essenzialmente tecnico, ma non cambia niente. Italia Viva, il gruppo di Scaramelli, perde un consigliere e il gruppo da due membri si riduce ad uno. In questo caso il regolamento impone la decadenza di Scaramelli dal ruolo che ricopre nell'ufficio di presidenza, lo ricordiamo è uno dei due vicepresidenti, e una nuova votazione. Questo è il risultato, Scaramelli ottiene 20 voti e viene rieletto, Elena Rosignoli del PD ne prende 4, Silvia Noferi dei 5 Stelle 2, Lucia De Robertis PD 1. 11 le schede bianche, presumibilmente arrivavano dall'opposizione. Sì, un'elezione non banale né scontata, essere eletto per 3 volte in 3 anni, rieletto sempre vicepresidente del Consiglio regionale, per me che rappresento una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio, che consolida da una parte l'intesa di governo Partito Democratico Italia Viva a sostegno del presidente Gianni in Toscana, che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente e corretta. E nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi 3 anni. Sottolinea Scaramelli che in questa sua elezione c'è anche un significato politico di tenuta della maggioranza che ora giunge e dovrà lavorare su nuovi fronti in questa parte finale del mandato. No, ci sarà da correre rispetto a scaricare a terra il lavoro programmato, i piani di attuazione, da fare un buon piano dei rifiuti, da consolidare e mettere a terra il piano di sviluppo economico e regionale che abbiamo fatto, quindi c'è da lavorare, c'è da fare tante cose e c'è da avere una maggioranza solida. Oggi, il voto di oggi consolida una maggioranza forte a sostegno del presidente Gianni. Dicevamo delle dimissioni di un consigliere di Italia Viva e Maurizio Sguanci che ora passa in Forza Italia, un cambio che è anche di schieramento, dalla maggioranza va all'opposizione. Sì, infatti no, vorrei dire io ho questo primato, che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano a passare la maggioranza all'opposizione, questo dovrebbe dirla lunga, io peraltro non ho ricevuto nessuna rassicurazione dal presidente Tajani, nessuna offerta. È una responsabilità che mi sono assunto e della quale mi assumo appunto tutte le responsabilità. Quando si viene via da un partito non c'è mai solo una ragione, le ragioni sono molteplici, non è stato facile, per me è stata una cosa insomma, anche dura. Io ho iniziato con Matteo Renzi nel 2008, è stato un percorso per certi versi straordinario, come tutti i percorsi a volte come dire, si trova la fine della strada e poi magari invece una strada che ti porta verso un altro territorio non dissimile da quello che stavi percorrendo. Alla fine è successo questo. L'altra novità è che la consigliera del gruppo misto, Elisa Tozzi, va nel gruppo di Fratelli d'Italia. Resta dunque all'opposizione, ma ora vuole dare un contributo specifico. Quale?
Allora, sicuramente io manterrò la vicepresidenza della Commissione Bilancio, quindi la Commissione che si occupa non solo delle materie finanziarie, ma che più in generale supervisiona tutti quelli che sono i progetti di legge. Abbiamo tante questioni aperte, a partire da quella che è la sfida vera di questa regione, che ho detto più volte, la sfida della crescita. Quindi noi abbiamo un'emergenza vera in questa regione, che è quella di saper destinare bene le risorse disponibili. Non abbiamo avuto modo in questi anni di gestire, dal mio punto di vista, in modo serio, in modo capace, le risorse europee. Molto spesso si è chiamato in causa il governo sulla questione PNRR, quando invece il problema vero è che in Toscana non si è saputo gestire in modo coordinato con gli enti locali le risorse. Questo ha determinato anche delle estreme difficoltà da parte degli enti locali. Quindi c'è una gestione, diciamo, da fare in modo molto più accurato, molto più preciso di quello che è stato fatto fino ad oggi. E sicuramente, ecco, questo, la migliore destinazione delle risorse, è una chiave importante per la crescita. Intanto Elena Rosignoli diventa vicepresidente e segretario della Commissione Istruzione e Cultura, sostituisce Maurizio Sguanci, che ha lasciato la carica dopo il cambio del gruppo. Al suo posto, come membro della Commissione, subentra per Italia Viva lo stesso Scaramelli. Ci sono due questioni ancora aperte e importanti della sanità toscana che richiedono una risposta urgente. Ne sono convinti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, che votano all'unanimità due documenti. La prima questione dibattutissima è quella del trasporto sanitario per chi ha difficoltà sociali ed economiche, soprattutto per i pazienti oncologici. L'obiettivo dell'iniziativa, che appunto mobilita tutto il Consiglio, lo indica chiaramente il Presidente della Commissione Sanità. Ci sarà il risultato che un cittadino che non ha un problema sanitario per il quale deve essere trasportato, ma che deve recarsi in un luogo di cura e non ha la macchina perché è anziano, è una persona sola, in questi casi non si tratta di trasporto sanitario ma sociale, però è un bisogno a cui dare risposta, e quindi ci sarà un sistema organizzato diversamente, col coinvolgimento anche dell'associazione volontariato, sfruttando in particolar modo anche il tema della coprogettazione e coprogrammazione, che permetterà di articolare anche tenendo conto il servizio, anche tenendo conto delle specificità del territorio, una zona montana, una zona dove ci sono i servizi, insomma, e questo sono i comuni e le zone distretto che lo sanno bene, sono in grado di organizzarlo con più rispondenza ai bisogni dei cittadini. Dicevamo del voto unanime, che non significa certo condivisione sulle scelte da fare dai banchi dell'opposizione, emerge anzi una critica nei confronti delle scelte fatte in questo periodo dalla giunta regionale. È diverso da dire quello che abbiamo accettato e che è stato votato dalla soluzione del problema. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto. Certo è che al di là del problema economico, e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male. Cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica, e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. Sì, noi abbiamo chiesto con una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scellerata, ovvero quella di introdurre, dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale. Addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico, oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemio o la radioterapia, quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone, e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già provate. I distinguo si percepiscono anche quando si parla dell'altra questione di cui si discute molto, quella dell'attuazione della riforma dell'emergenza urgenza con il coinvolgimento del volontariato. Però sulla valorizzazione di tutto il terzo settore sono tutti d'accordo, come è emerso nel lungo lavoro svolto in commissione dopo che c'erano state delle iniziative dei singoli gruppi. Avevamo chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari, che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione. E la nostra mozione è stata spostata in commissione. A quel punto abbiamo chiesto di audire
tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della Regione Toscana, e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe, per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti. Questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste. Le linee guida da attuare per il futuro dopo il lavoro di sintesi le indica allora il presidente della commissione. Il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale. Dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori la necessità A, che vengono coinvolte più in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, irrisori come 50 centesimi, talvolta crea un appesantimento burocratico che si può eliminare, e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi. Il Consiglio nell'ultima seduta ha approvato anche il bilancio di ARTI, l'Agenzia per l'Impiego, che approfondiremo tra 7 giorni. L'utile comunque supera i 14 milioni. Tutti i gruppi concordano alla fine anche su un ordine del giorno presentato dalla consigliera Tozzi. Impegna la stessa ARTI a comunicare periodicamente alla commissione competente una serie di informazioni sulle attività svolte con attenzione ai fruitori dei servizi. Il Consiglio regionale a maggioranza vota anche il bilancio di esercizio 2022 del Consorzio Lamma. I suoi servizi, li conosciamo bene, sono molto utili per le previsioni meteorologiche e per la salvaguardia dell'ambiente. Salario minimo, una battaglia politica che l'opposizione al governo Meloni sta portando avanti da qualche mese. Queste istanze si trasferiscono anche qui con due documenti distinti presentati e votati a maggioranza. Uno è del Movimento 5 Stelle. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario, che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. L'altra mozione la illustra la consigliera del PD che guida la Commissione per lo sviluppo economico. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica regione in Italia aver fatto questo passo, che era un'indicazione per le linee guida alla giunta regionale. Detto questo, il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD ma con altre forze politiche, e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. Su queste proposte interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia che vota contro la mozione dei 5 Stelle ma non esprime il voto su quella del Partito Democratico. Da parte sua c'è un'apertura.
Il tema del salario minimo è un tema importantissimo, è un tema, e io ringrazio veramente le opposizioni per aver fatto questo dibattito in aula. Era impensabile che la Regione Toscana non affrontasse il dibattito su uno dei temi principali dell'agenda politica nazionale. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso, che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani, perché va superata l'epoca del salario a basso costo, da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione. Ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte. I 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre. Non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore. Quanto si parla oggi di giovani, del loro disagio, delle loro difficoltà. Eppure ci sono anche dei giovani che con gesti normali e spontanei diventano eroi. È il caso di Alessandro Dioni, di Arezzo, che a soli 17 anni, sapendo usare, perché l'ha imparato a scuola, il defibrillatore, riesce a salvare una vita umana. Qui viene premiato con le ali del Pegaso. Eravamo una sera alla cena di fine Campi Solari, tutti insieme a festeggiare appunto la bella riuscita del mese che avevamo passato tutti insieme, assieme ai ragazzi piccinini che controllavamo. Infatti io ero un animatore insieme a altri ragazzi che anche oggi sono qua con me, alcuni. E nulla, a un certo punto della serata, quando tutto era finito e molti erano già andati a casa, Marcello, che è il signore che ha avuto un infarto, appunto si è sentito male e è caduto a terra. Ha subito iniziato a respirare male e poi io mi sono avvicinato insieme a un altro signore mentre alcuni ragazzi hanno portato via i bambini più piccoli e in particolare suo figlio. Io appunto mi sono precipitato da Marcello e ci siamo accorti che non c'era più battito e che insomma bisognava intervenire, bisognava iniziare con il massaggio cardiaco. Ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era una lì in parrocchia. Allora il signore che era davanti a me ha preso il cambio con il massaggio e ha continuato lui a fare il massaggio, e io invece insieme a un altro ragazzo sono corso a prendere il defibrillatore insieme a Michele, e poi in seguito ho attaccato le piastre e ho dato 3 scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. Dove hai imparato? Ho imparato a scuola. Alla cerimonia partecipano anche i suoi compagni di scuola e di parrocchia, il parroco, l'insegnante, anche quel docente che ha insegnato agli studenti l'uso corretto del defibrillatore. Diciamo che è un progetto che noi facciamo dalla prima superiore, lo portiamo fino alla quinta superiore. È un progetto fra 118, fra il provveditorato agli studi di Arezzo nella persona del dottor Curtolo, e abbiamo fatto formazione noi stessi, è un percorso dove insegniamo la tecnica del BLSD, quindi della rianimazione, sia con il massaggio cardiaco che anche con il defibrillatore. In quinta superiore poi i ragazzi, chi vuole, può fare l'abilitazione. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consiglio regionale, che condivide questo momento con tanti altri consiglieri, naturalmente ci sono tutti quelli di Arezzo. Questo premio assume un valore speciale, un valore in più. Abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio, messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte, che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane. Questo è quello che ha fatto Alessandro, un defibrillatore, la possibilità
capacità di saperlo usare, quindi la formazione, anche questa è molto importante, che ha permesso di salvare una vita umana. Allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi, i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori, perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare vite umane. Per un giovane che si prodiga con capacità e altruismo, ce ne sono altri che grazie ad un bel gruppo sportivo fondato nel dopoguerra a Pistoia giocano e si divertono gratis, educati a principi sani. L'esperienza, premiata con una targa a 70 anni dalla fondazione, è quella di Avanguardia 1953. Facciamo attività dal 1953. Quali caratteristiche ha questa attività? Le caratteristiche è volontarismo da parte di chi fa i preparatori, i tecnici, e i ragazzi non pagano niente, quindi è un'attività gratuita verso i bambini, il che permette alle fasce più umili e più povere della città di poter fare sport, perché non tutti i ragazzi oggi possono fare sport se non hanno risorse economiche che glielo permettono. Un bel esempio davvero questo, e non è isolato, evidenzia il presidente della Lega Nazionale Dilettanti in Toscana. In Toscana noi abbiamo avuto da sempre, diciamo, veramente esempi, direi non in grandissimo numero, ma esempi di socialità, di formazione di questo tipo. Ma credo che ogni società, con le proprie caratteristiche, con l'attenzione più o meno, faccia un percorso di formazione, di attenzione, soprattutto a livello di scuola calcio, di settore giovanile, ed è sicuramente in Toscana, noi fra l'altro siamo stati molto attenti a trasferire alle nostre società quelli che sono le caratteristiche e i valori veri dello sport. Noi abbiamo un settore, che è il settore giovanile scolastico, che si occupa proprio esclusivamente di favorire la crescita della cultura sportiva in tutte le nostre società. Il premio lo consegna il presidente Mazzeo. L'iniziativa era partita soprattutto dai consiglieri pistoiesi. È una realtà straordinaria, io sono molto orgogliosa che l'ufficio di presidenza e il consiglio regionale tutto abbia voluto conferire questo riconoscimento. Ringrazio il presidente Mazzeo. L'Avanguardia merita questo riconoscimento del Consiglio non solo per i tanti anni di presenza sul territorio, ma per il presidio sociale che ancora oggi rappresenta, una formula di calcio libero, aperto, di sport, dove le differenze si annullano, dove i ragazzi stanno a contatto gli uni con gli altri. Oggi credo che sia un messaggio fortissimo da portare avanti, fra l'altro nel nome di un presidente che a Pistoia rappresenta anche la testimonianza, un grande divulgatore di storia nelle scuole, porta in giro la storia locale e promuove i valori della resistenza e dell'antifascismo. Trasferiamoci dall'altra parte dell'oceano per l'inaugurazione di Casa Toscana a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley. Al taglio del nastro erano presenti il presidente Antonio Mazzeo e i due vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli, il console Sergio Strozzi, il direttore del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit, Alberto Acito e altri personaggi di rilievo. Saremo la prima regione italiana ad aprire un output desk qui a San Francisco, un luogo in cui offrire opportunità alle ragazze e ragazzi che vogliono scrivere un futuro migliore per il nostro territorio. Una collaborazione che ha come obiettivo quello, da un lato, di sostenere le imprese che vogliono cercare nuovi mercati, nuove opportunità, e dall'altro un modo per portare investitori dagli Stati Uniti, dalla California, nella nostra regione. Quattro giornate di incontri, visite, confronti, di racconto della Toscana e delle sue potenzialità che hanno permesso di conoscere in maniera approfondita le tante opportunità che offre questa esperienza. Nei prossimi mesi saranno messe a disposizione delle start-up e delle piccole e medie imprese della nostra regione. Le start-up potranno essere accolte qui. Questo progetto Innovit, che è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e la Regione Toscana è stata la prima regione a cogliere questa possibilità. Quindi sapremo coniugare le eccellenze storiche della Toscana con la necessità di saperle promuovere in forma moderna e con gli strumenti e le risorse adeguate. E questo è un gran bel passo in direzione dei cittadini e delle imprese della nostra Toscana.
già a dicembre le prime 20 aziende toscane saranno presenti a San Francisco, si replicherà il tutto nel 2024. Intanto a noi il compito di creare queste condizioni, mettere insieme l'operazione, creare il lab e rendere tutto pronto perché questo incontro possa far crescere le nostre imprese, favorire un processo di internazionalizzazione e nel frattempo trovare investitori pronti a far crescere le imprese in Toscana e nel contempo le aziende toscane avere un'opportunità di crescita in America. Noi oggi terminiamo qui regionando, molti altri temi li svilupperemo insieme agli aggiornamenti venerdì prossimo, 22 settembre, sempre alle 21:10, ancora dopo il TG della sera.